3-0 contro il Città di Rossano, siamo con Mister Pignataro. Allora, sicuramente troppo forte la vice capolista per la sua squadra. A tratti abbiamo visto anche qualche buona triangolazione, però tutto sommato la differenza si è vista. Sì, la Rossanese, Città di Rossano è una squadra fortissima. Noi il primo tempo, lasciando stare, diciamo, i gol che abbiamo preso, perché abbiamo sbagliato noi, però abbiamo mantenuto bene il campo. I ragazzi stavano dando tutto, abbiamo lottato. Poi il secondo tempo, diciamo, mi è piaciuto un po' di meno l'atteggiamento perché è nostro. Siamo entrati un po' troppo molli, gli abbiamo lasciato campo, li abbiamo lasciati giocare, diciamo, hanno fatto un po' quello che hanno voluto. Però oggi purtroppo ci aspettavamo questo. Siamo venuti comunque a giocarci la partita perché la partita inizia 0-0, quindi poi nel calcio non si sa mai. Però sapevamo che incontravamo un avversario affamato perché comunque si sta giocando un campionato. E i ragazzi fino a un certo punto non gli posso dire nulla perché hanno davvero dato tutto. Poi hanno un po' mollato. Forse più che dal punto di vista tattico, ho visto una squadra che dal punto di vista della determinazione ha tirato i remi in barca troppo presto. Sarà stato anche comunque sicuramente per la qualità dell'avversario. Sì, infatti non è secondo me una questione tattica o tecnica, il nostro al momento è una questione più psicologica perché prendiamo gol e molliamo, non abbiamo reazione. Poi oggi purtroppo avevamo anche un avversario forte dall'altra parte, bisogna anche dirlo. Noi le partite che ci competono sicuramente sono altre. In conclusione, per uscire fuori da questo momento e per uscire fuori da questa classifica, ancora ci sono diverse partite. Con quale piglio affronterete la prossima settimana una partita importante come quella contro il Città di Montalto? Quelle sono partite che non possiamo sbagliare, infatti sicuramente dovremo lavorare tanto perché io il Montalto l'ho visto anche ieri ed è una squadra comunque che nonostante la posizione in classifica lotta fino alla fine, ha tenuto la Rossanese 1-1 fino a fine primo tempo, quindi è una bella squadra. Noi, ripeto, dobbiamo cambiare un po' mentalmente, dobbiamo essere più cattivi, più determinati. Perché tatticamente e tecnicamente i ragazzi ci sono, però ci vuole un po' di più collaborazione uno con l'altro. In conclusione, in un'ipotesi di fantamercato, ogni tanto faccio questa domanda: chi ruberebbe per questo finale di stagione al Città di Rossano? Uno solo però, perché pure a loro servono, visto che stanno lottando per il primato. Ma diciamo che se a me serve solamente una punta, perché purtroppo siamo messi male lì davanti. Cioè, i ragazzi che ci giocano lo fanno alla grande, però non abbiamo magari quella punta come hanno loro, magari Pascuzzo. Vedi il gioco che ti fa. Mi dispiace per il nostro ragazzo, per il numero 10, Gioia, che purtroppo si è fatto male, sembra anche essere un infortunio serio. L'avevamo recuperato e lì davanti lui ci poteva dare una mano. Purtroppo oggi si è andato a rompere. Sicuramente ruberei Pascuzzo, perché a noi ci manca quello, ci manca il terminale lì davanti. Però, ripeto, se i ragazzi ci stanno con la testa, noi con quelle sotto di noi e anche le squadre, diciamo, di media classifica ce la giochiamo fino alla fine.